indagate sulla famiglia. Mio figlio Youssef conosceva l'assassino. Lo ha ucciso qualcuno vicino a mia moglie. Basta leggersi le carte per capire che fosse qualcuno che voleva l'eredità di mia moglie. Per quella dichiarazione rilasciata durante un'intervista a un giornale nel febbraio 2019, Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, una delle quattro vittime della strage di Erba, era già stato condannato in primo grado e ora ha subito anche una condanna in appello. Nel primo processo per diffamazione presso il Tribunale di Como, è stato giudicato colpevole e condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di un risarcimento di 70.000 euro, 35.000 a ciascuno dei due ex cognati, Beppe e Pietro Castagna. Il giudice di Como, Veronica Dal Pozzo, ha considerato la sua condotta diffamatoria estremamente grave, soprattutto perché proveniente da uno dei diretti interessati nella vicenda. Il tunisino aveva presentato ricorso per un problema tecnico, ma recentemente la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'istanza, confermando la condanna. Ora dovrà risarcire i suoi ex cognati che, secondo il giudice, sono stati ingiustamente coinvolti in una valanga di sospetti e illazioni, anche a causa delle sue dichiarazioni assurde. Beppe e Pietro Castagna, nel corso del primo processo, avevano testimoniato in aula, sebbene non avessero espresso particolare animosità nei confronti dell'ex cognato. Inoltre, i fratelli Castagna hanno recentemente vinto un'altra causa per diffamazione contro individui che avevano pubblicato commenti offensivi su di loro sui social media, difendendo così Rosa Bazzi e Olindo Romano. Anche in quel caso i fratelli erano stati erroneamente indicati come presunti mandanti della strage. Pietro Castagna ha descritto la difficile situazione provocata dagli insulti e dalle insinuazioni continui. Dopo quello che è accaduto quella notte del 2006, è già stato enormemente difficile voltare pagina e cercare di andare avanti. Ma non avete idea di quanto sia difficile confrontarsi ogni giorno con un mondo dove qualcuno, fosse anche solo una persona, sta cercando di insinuare il dubbio o addirittura abbia un sospetto su di me o su di noi. È incredibile come lo tsunami che si è abbattuto sulla mia famiglia e su quella dei signori Frigerio non si sia ancora fermato. Sono davvero molto amareggiato. Ma perché Azouz Marzouk ha accusato i suoi ex cognati, finendo sotto processo? Il suo avvocato, Luca Dauria, ha cercato di giustificarlo così. Sappiamo quanto quelle affermazioni di Azouz fossero assurde. Lui aveva parlato ad alcuni giornali e TV allora, dicendo cose assurde, perché era in un periodo della sua vita in cui veniva molto pressato dai media e non solo. Poi le cose sono cambiate. Nel frattempo l'uomo è diventato un fervente sostenitore dell'innocenza di Rosa e Olindo Romano, i vicini condannati all'ergastolo per la strage avvenuta l'11 dicembre 2006. Inizialmente li aveva accusati. La sua testimonianza durante il processo rimane negli atti, in cui descriveva l'odio della coppia nei confronti suoi, della moglie e persino del loro bambino. Tornando alla condanna per diffamazione, risale a 5 anni fa, quando Azouz Marzouk ha rilasciato un'intervista a un giornale online. Il giornalista ha pubblicato le sue parole senza manifestare il suo distacco o dissenso rispetto al contenuto dell'intervista, come ha scritto il giudice. In pratica, Azouz Marzouk aveva sostenuto che dietro l'omicidio della moglie Raffaella, del figlio Youssef, della suocera e della vicina di casa, ci fosse un fine economico collegato direttamente ai suoi cognati. L'articolo diffamatorio è stato successivamente rimosso dal web e il giornalista è stato assolto grazie al risarcimento. Azouz Marzouk, tuttavia, è andato avanti con il suo tentativo di difesa, ma questa non ha retto davanti ai giudici d'appello. Oggi è parte civile nel processo che si sta svolgendo davanti alla Corte d'Assise di Brescia, dove si discute la richiesta di revisione del processo presentata dagli avvocati dei coniugi Romano e dal sostituto procuratore di Milano, Kuno Tarfusser. Era presente in aula durante la prima udienza del processo il 1 marzo scorso e prevede di partecipare anche alla successiva udienza fissata per il 16 aprile. È previsto che i difensori di Olindo e Rosa prendano la parola. Marzouk ha già annunciato la sua presenza. Ha infatti deciso di stabilirsi definitivamente in Italia con la moglie
di nazionalità italiana, e i 3 figli. La sua nuova vita nel bel paese inizia con il pesante obbligo di risarcire i suoi ex cognati,